Via, via! Vai, vai! Tutte le auto, rapina al credito agrario di Aversa, banditi in fuga su una Renault allorati da autocivetta dell'arma. Massima cautela, sono armati. Accidenti. Io non ce l'ho con lei, ma i suoi metodi... I miei metodi, quelli sparavano come pazzi ed erano pronti a tutto. Che cosa dovevo fare? Lo so che lei in fondo ha ragione. Questa è una provincia violenta, furti, rapine, sequestri, ricatti, ma non è ammazzando i criminali che risolviamo i nostri problemi. Ho capito, va bene. Mi dica lei che cosa devo fare, comandante. Beh, non è facile. Forse se lei si mettesse in aspettativa per 6 mesi almeno. Sa, fino a quando l'opinione pubblica non abbia dimenticato come lei ha risolto alcuni casi di delinquenza. Il sequestro della piccola Berti, per esempio. Mamma, che fate? Aiuto! Qualcuno ha sostenuto che non era necessario sparare a quel bandito in fuga. Quel ladro d'auto che ha mandato fuori strada, eh? Era il suo primo furto. Lei non li fa mai arrivare al processo. Come i rapinatori di quel supermarket. Fermo! Non ti muovere. Comando che l'arma
dei carabinieri. No. Franco, lo so che mi rivolgo a te solo in caso di bisogno, ma gli amici servono a questo. Aiutami, sono in un gran casino. Nadia, non so se potrò aiutarti. Mi sono appena dimesso dall'arma, ma tu sai che puoi sempre contare su di me. Verrò appena possibile. Ciao. Augusto, come mai da queste parti? Che sorpresa, non ti aspettavo. E invece eccomi qui. Puoi dedicare qualche secondo al tuo vecchio socio? Ma se disturbo non fare complimenti. E torno un'altra volta con Coco. Ma no, dove vai? Entra pure. Figurati che stavo pensando proprio a te. Ti trovo benissimo. Davvero? Vuoi bere qualcosa? Ma come, non ti ricordi che ho smesso di bere? Già. Io invece sono rimasta una piccola viziosa. Del resto fra noi due sei sempre stato tu il più efficiente. Però devi fare molta attenzione o cercherò un'altra fotografa. Comunque, ora parliamo di cose serie. C'è da affrontare il problema di Nadia. Già, quella piccola stupida. Non ti nascondo che ne ero anche gelosa una volta. Così giovane, così carina. Non scherzare, Nadia ha una rogna molto grave. E anche tu dovrai fare attenzione. Perché lo hai fatto? Perché mi andava così. T'hanno cacciato, eh? No, mi sono dimesso. Buongiorno, signore. Benvenuto all'Hotel Bella Vista. Buongiorno. Ha una camera, per favore? Un attimo che guardi. Mi dispiace, siamo al completo. È rimasta una stanza, però è senza bagno. Va bene. Prego. Vogliono seguirmi? Signor Finzi, signor Finzi. Oh, Tony, che cosa c'è? Ha telefonato Augusto. E allora, che cos'altro vuole adesso? C'è da sistemare quella stupida pettegola di Nadia, prima che riesca a combinarci qualche guaio. Guaio? Ma quale guaio? Sa troppe cose. E poi il suo amico è un ex poliziotto, o qualcosa del genere. Allora? Quello che sto per raccontarti è una lunga storia. E credo che a te possa interessare. Va avanti. Questo non è un albergo così rispettabile come sembra. In queste stanze avviene di tutto, dalla prostituzione alla droga, ai ricatti. Io ci sono dentro fino al collo e voglio uscirne fuori, capisci? Comincia dall'inizio, se non ti dispiace. Dall'inizio? Tutta l'organizzazione è in mano una donna. Si chiama Flavia. So troppe cose, Franco. Mi uccideranno. Così lei è un amico di Nadia. E da quando la conosce, se non sono indiscreta? Da quando portava le trecce. E per quale motivo è venuto da me? Non credo che lei sia un impresario o un giornalista. No, sono un ufficiale dell'arma dei carabinieri. Che cosa vuole da me? Vorrei sapere qualcosa su una donna che si chiama Flavia. Ha detto Flavia, vero? Mai sentita nominare. Lei sta mentendo, signorina. Io sono sicuro che voi altre due vi conoscete. Può darsi, anzi ammettiamolo. Ma non capisco lo stesso cosa un ufficiale dei carabinieri possa volere da me o da Flavia. E glielo dico io, allora. La sua amica Flavia è al centro di loschi traffici e lei è a conoscenza. Io cosa? Non le permetto assolutamente. Io sono un artista. Peccato. Credevo che lei, oltre a essere così carina, fosse anche una ragazza intelligente. Ma evidentemente mi sbagliavo. Io so molte cose su di lei. So anche che la stanno ricattando per via di certe fotografie, diciamo, artistiche. Sta a lei scegliere, o mi dà una mano, o subirà questo ricatto, sino a quando non la getteranno via come un limone spremuto.
Sì, lo so. Ascolti. Lei ha ragione, io non sono come loro. Però non posso aiutarla, cerchi di capirmi. Se lo facessi sarebbe la fine di tutto. E lei non sa quanto queste persone possano essere pericolose per una come me. Sono arrivato appena in tempo. È andato tutto bene? Sei proprio sicuro che non ti ha visto nessuno? No, nessuno, stai tranquillo. Quanto al cadavere, l'ho sistemato nella Citroen di quell'amico di Nadia. Così avrà una bella sorpresa. Chissà la faccia che farà quello stronzo di sbirro. Comunque dobbiamo stare più attenti. Perché se questa chiave sparisce, Augusto ci fa la pelle a tutti e due. Credo che Helen ci darà una mano. Guarda, hai una gomma a terra. Accidente. Questo non ci vuole. La cambio in un minuto. Povero Franco. Sì, povero Franco. Salve, Finzi. Allora, dimmi, dov'è questo cadavere? Veramente io non l'ho ancora visto. Vai a chiamare Sereni e digli che è arrivato il commissario Righi. Questo Sereni è un ex ufficiale dell'arma, un rompipalle incredibile, non so se mai... Certo, certo, ma non ti preoccupare, ci penserò io. È proprio per questo che ho chiamato te, non so come comportarmi. Bene, bene. Devi cercare di toglierlo dai piedi, assolutamente. Ok. Ah, il capitano Sereni, il commissario Righi. Salve. Un collega. Molto piacere. Piacere mio. Se mi volete scusare un momento, torno subito. Prego. È una fortuna avere a che fare con un collega. Non più ormai. Sono solo un cittadino che ha trovato un cadavere nel baule della sua auto. Stamattina? Sì. A che ora? Circa mezz'ora fa. Secondo me era morta da poco tempo. Strangolata, credo. Beh, andiamo a dare un'occhiata a quella povera ragazza. Venga, e poi decideremo da farsi. Vengo anch'io? Sì, dai. Ecco, ci siamo. Il cadavere è qui. Io non vedo nessun cadavere. Eppure c'era. Ne è sicuro? Sì, e non mi piace che si dubiti di me. L'ho vista anch'io. Oh, ma certo, certo, signorina. E io lo credo, però adesso il cadavere non c'è. Come la mettiamo, allora? Alla mia parola, Righi, le dovrebbe bastare. Non è molto, mi creda. Mi scusi, capitano Sereni, ma io ho bisogno di qualcosa di concreto da dare al magistrato e la sua parola non è sufficiente. Arrivederci. Attenzione, attenzione, prego. È di nuovo tra noi l'incantevole Helen. Grazie. Signore e signori, buonasera. Voglio presentarvi una nuova canzone del mio repertorio, una canzone che dedico a tutti gli innamorati. Accidenti se ti amo. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Proprio io. Facevo la stupida con tutti e ridevo di quelli che si innamoravano. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Li
dimenticavo dopo. Devi sparire per un po'. Ti fa comodo. Scommetto che l'ha detto Flavia, hm? Accidenti, sentiamo. Nella mia testa una nebbia fitta non mi lascia vedere che te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ho cancellato un whisky. Senti, Righi. Ho paura di quest'amore che cresce ogni anno. Guarda che quel ficcanaso del capitano è lì con Nadia, sta ballando. A lui ci penso io. La ragazza è vostra. D'accordo, Righi, va bene. Quanto devo? Niente, commissario. Senti, adesso bisogna far sparire Serini. Ma come? Subito? Sì, subito. Nadia, ascolta. Fa finta di niente, esci, aspettami in macchina. Non chiedermi perché, ma obbedisci, ti prego. Dov'è la macchina? Al posteggio. Bene. Appena esci. Va. Credo che ormai non posso farci più niente. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Niente può fermare quest'amore che non riesco più a contenere. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Forse soffrirò per te. O forse. Dove credi di andare? Sbirro! Ci per sempre. Ma cara, una ragazza carina come te. Sei gentile. Non può rovinarsi la vita aspettando un marito che è sempre via. Dai retta a me, divertiti finché sei giovane. Gli Hai anni ragione, corrono veloci, Flavia. Sai. E ne so qualcosa io che ho sciupato la mia bellezza per un uomo, Marta. Buongiorno, signora. Buongiorno. Allora ci conto, ti aspetto oggi pomeriggio a casa mia per il tè, d'accordo? Bene, ci vediamo più tardi allora. Ciao. Ciao, a più tardi. Ciao. Come va? Come vuoi che vada. Bene. È colpa mia se Nadia è stata uccisa, vero? No. La colpa è di tutti. Tua come mia. Ma non pensarci più ormai. E credi che sia possibile? La notte non riesco a dormire. E penso che ora tocchi a me. Forse mi stanno cercando. Te l'avevo detto. Io ho paura. Tanta paura e non voglio morire. Ti dirò tutto quello che so. Tutto, ma tu devi aiutarmi.
Ti prego. Bene. Capitano, da quando è arrivato lei, tra morti veri e presunti sono già due ragazze che se ne vanno. Cosa vuole insinuare? Che c'è una relazione tra la morte delle ragazze e la mia presenza? No, era soltanto una pura e semplice constatazione. Che non mi piace affatto, Righi. Affatto. Sereni, si ricordi una cosa importante. Lei non ha più autorità. È vero, ma questo non significa assolutamente niente per me. Per lei? Per me sì, però. Perché io non tollero intrusioni di alcun genere. Patti chiari, amicizia lunga. Questo vale anche per lei. Temevo non venissi più, mia cara. Oh, scusa, Erika. Hai un aspetto meraviglioso. Grazie. Accomodati, torno subito. Marta. Marta, come stai, mia cara? Come ti senti? La testa. Su, alzati. Non è niente, hai avuto un capogiro, uno svenimento. Adesso devi soltanto camminare. Sei solo un po' stressata. Gira tutto, Flavia. Sciocchezze. Gira tutto. Sciocchezze. Vedrai che un po' d'aria fresca ti farà molto bene. Torna a trovarmi, mi raccomando. Sì. Ciao. Ciao. Pronto? Sì, sono il commissario Righi. Sono Augusto. Quello stupido di Finzi e il suo amico biondo stanno per fregarci la roba in atti nascosti al mattatoio. Devi fermarli. Non è facile nella mia posizione, non posso, cerca di capirmi. Tu cerca di capirmi, chiaro? Va bene, d'accordo, ci penserò io. Il povero Augusto si illude, se crede di farcela. Noi invece ce la battiamo con la merce. Non contate su di me, io non ci sto, non ci sto! Tu fai quello che dico io, hai capito? Io non voglio entrarci in questo lo scaffale. Sta zitta, cretina, non è il momento per tirarsi indietro questo. Tu ci sei già dentro fino al collo. Su, carina, che vieni con noi al mattatoio e non pensare di farci qualche puttanata. Sono stato chiaro? No, io non vengo. Cammina! Lasciami! Cammina! Lasciami!
Di, Finzi, credi che sia proprio necessario portarci dietro questa grossa oca? Chissà, sorpresa. Oh! No, Ricky, no! No! Augusto ti manda questo messaggio. Addio. No! No! Non ti muovere o l'ammazzo. Attento! No. Franco! No. M'è scappato. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei fare un pensiero ad una signora. Questo crede che possa andare? Sì, certo. Altrimenti c'è questo qui. Va bene questo. Per favore, Antonio, pensa tu a pagare. Buongiorno. Buongiorno. La tua posizione sociale è una posizione di prestigio. Questi sono solo una piccola parte degli elementi che potrebbero essere usati contro di te. Qualora non seguirai scrupolosamente le istruzioni, dovrai venire da sola alle 9 al 10° chilometro della via Appia. Là troverai qualcuno che ti spiegherà tutto. Puoi usare la mia macchina se vuoi. Non la conosce nessuno. Ma sta attento quando vai a casa di Finzi. È sempre sorvegliata. Pensami qualche volta. Thank you.
Cerchi di essere più puntuale. Che cosa volete per quei negativi? Quanto vale per lei la carriera di suo marito? Mio marito non c'entra in questa storia. Se vuole tenerlo fuori, allora dovrà fare quello che le diremo. Sono stato abbastanza chiaro. E cosa dovrei fare? Per cominciare, non deve avvertire nessuno di questo nostro segreto. Per il resto è tutto molto semplice. Noi vogliamo da lei solo due cose. Primo, che accetti qualche incontro galante con dei nostri amici. E poi soltanto un'altra cosa. Si deve mettere in contatto con un investigatore privato, un certo Marco Restelli, a cui dovrà dire di essere ricattata e, incaricandolo delle indagini, gli fornirà l'indirizzo di un albergo. Il Bella Vista. Dove lei ricorda di essere stata condotta e poi fotografata. Quindi dovrà convincere Marco Restelli ad andare in quell'albergo. È assolutamente inutile che le ricordi che qualsiasi disobbedienza comporterà la pubblicazione di quelle foto e la fine delle ambizioni politiche di suo marito. Spero di essere stato chiaro. E ora va di là, c'è uno che ti aspetta. Sbrigati. Sta a sentire, puttana. Niente stronzate. È meglio per te. Spogliati completamente. Coraggio. Voglio vedere come sei fatta. E non fare la timida. Non voglio mica mangiarti. Su, spogliati. L'altra sera che cosa hai fatto? Niente, sono andata al cinema. Anch'io sono andata al cinema. Ah, sì? Sì, sono andata a vedere Un poliziesco all'italiano. Oh, non li sopporto più questi film polizieschi. Sono tutti uguali. Allora? Allora ci vediamo domani, va bene? D'accordo, a casa tua per il tè, ciao. Sei puntuale. Flavia? Ehi! Ciao. Accidenti, Flavia, sono 20 minuti che ti aspetto. Comunque lasciamo perdere, va? Parliamo di noi due o dei nostri affari? Senti, ne parliamo qui, oppure preferisci andare a casa tua, come una volta, insieme, soli soli? Non prendermi in giro. Una volta t'amavo, ora però sei solo il mio socio. Mi consideri solo un socio? E allora parliamo soltanto dei nostri affari. Lo vedi che ti interessano solo i soldi? Già, ma non mi sembra che i tuoi istinti siano diversi dai miei. Certo che no, naturalmente. Lo vedi? Venale. Non scherzare, dai. Sono molto preoccupata per quello che sta accadendo. Ma non c'è nulla da temere, devi credermi. Meglio così.
Oh, guarda, guarda. Sorpreso? No, per niente. Meglio così, allora. Perché, vede, la mia non è una visita amichevole, come potrà bene immaginare. Sono sicuro che la sua visita non è amichevole. Ma non creda che sia facile incastrarmi. Può darsi. Ma vede, lei è nei guai, Sereni. Io me ne sbatto delle sue minacce, Righi. Anzi, le voglio dare un avvertimento. Stia in campana. Ma guarda un po'. E per quale motivo? Per il semplice motivo che io so molte cose sul suo conto. Ma va. E posso farla incriminare. No, lei non fa niente. Nessuno sa che sono qui. Io non sono un ingenuo. E i signori che sono con me non sono dei poliziotti. Sono stato chiaro abbastanza? Chiarissimo, commissario. Così va bene. Prendetelo. Su, coraggio. Buongiorno. Buongiorno, sono Restelli. Prego, venga. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi dica. Io mi trovo in un brutto guaio, lei può aiutarmi, vero? Certo. C'è qualcuno che mi ricatta. Sono riusciti a farmi delle fotografie, non so come, ma sono riusciti a farmele. Sono delle fotografie compromettenti e io non posso permettermi che vengano pubblicate. Mio marito è un uomo politico. È uno scandalo, lo distruggerebbe. Mi aiuti. Vede, sto già indagando su un caso analogo. Lei però ora mi deve raccontare che cosa le è successo. Perché può darsi che non sia solo una coincidenza. Io credo che sotto ci sia un'organizzazione specializzata in ricatti, prego. E lei non è l'unica vittima. Ma le altre normalmente preferiscono tacere e pagare piuttosto che correre il rischio di uno scandalo e questo garantisce l'impunità dei ricattatori. Se lei è disposta a collaborare, forse c'è la possibilità di troncare questa rete di ignobili ricatti. So solo che mi hanno portata in un albergo. Senta, signora, per caso, lei non ricorda in quale albergo l'hanno portata? Sì, certo. Credo si chiamasse Hotel Bella Vista. Sta fuori città. Bene. Allora, se non le dispiace, torneremo in quell'albergo insieme. Arrivederci. Stupido. Imbecille. Te lo sei fatto scappare da sotto il naso. Ascolta, ho fatto del mio meglio, ma la prossima volta non mi sfuggirà, ne puoi essere certo. Puoi considerarlo già morto. Righi. Tu che fai qui? Cosa diavolo vuoi da me? No! 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 No, aiuto! Thank you.
Desidera? Mi chiamo Franco Sereni, sono un ex ufficiale dei Carabinieri ed ero un caro amico di Helen. Vorrei poter scambiare quattro parole con lei sulla morte di Helen, se ha due minuti da dedicarmi e se non le dispiace. Prego, si accomodi. Allora? Cosa posso fare per lei? Raccontarmi tutto quello che sa. Helen e un'altra ragazza, una certa Nadia, erano sue amiche, ma sono morte. Ora sì, io vorrei... Sì, le conosco. Guardi che lei si sbaglia. Io non capisco. Davvero, signora? E allora perché in casa di Helen io ho trovato questa fotografia? E come può vedere, quella al centro è lei. Ora, io vorrei sapere se per caso lei conosce qualche particolare o qualche ragione che possa chiarire la morte delle due ragazze. Non nego d'essere quella della foto, ma io non so nulla. Come crede? Ma vede, sarebbe meglio se collaborasse, perché a volte una data, un nome, una località... Un ricordo, un dettaglio, qualsiasi cosa può essere utile per le mie indagini. Sono già morte due ragazze e c'è uno spietato assassino che gira libero per la città. Ma che c'entro in tutta questa storia? Lei le conosceva? Era solo una conoscenza occasionale. Occasionale o no, a me non interessa. Sono sicuro che lei sa in realtà molto, ma molto di più di quanto non voglia ammettere. E sino a quando non avrò ottenuto le informazioni che voglio, io non me ne andrò. Sereni, lei ora sta veramente esagerando. Io non sono l'ufficio informazioni. E poi non posso sapere tutto. Se sapessi qualcosa gliela direi. Stia tranquillo. Sì, capisco, però faccia un piccolo sforzo di memoria. La prego, signora. Non posso proprio fare niente per lei. La chiamerò domani nel caso cambiasse idea. D'accordo. Mi chiami senz'altro domani. E non mi fraintenda. Non è che io voglia ostacolare le sue indagini. È che proprio non so nulla. Allora, ci sentiamo domani? Sì, e mi scusi se sono stato brusco con lei, ma cerchi di capire. Si figuri, Sereni. Mi spiace a me non poterle essere utile. Lo sarà. Aspetti, ora che ci penso. L'ho vista giovedì. Giovedì? Ma chi è? Chi ha visto? Helen, ed era in compagnia di un uomo. Se le viene in mente qualcos'altro, me lo dica, mi raccomando. La chiamo domani. D'accordo. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Adesso in poi, stia attenta. Se non mi sbaglio, dovrebbe essere in fondo al corridoio.
Chiuda la porta. Ecco, questa è la prova dei ricatti. Peccato che non ti servirà a nulla, bastardo! No, no, aiuto! Aiuto! Ora tocca a te, bella mia. No! Sta zitta! Ti prego, no, no! Non gridare, Troia, tanto non t'ammazzerò subito. Prima vogliamo divertirci un po', vero? No, no! Che ne diresti se te ne tagliassi una? Tienila ferma. Aiuto! Pronto? Pronto, sono Sereni. L'ho riconosciuta, capitano. Davvero? Mi fa piacere. Allora mi dica, le è tornato in mente qualcosa? Per caso non si è ricordata il nome dell'uomo che accompagnava Ellen giovedì? Ah, devo dirle che non è stato facile, in quanto io ho una memoria piuttosto debole. Ma guardando un documentario in TV, mi sono ricordata che l'amico di Ellen va a pescare e arriva a un lago. E così mi è tornato in mente anche il suo nome, Alberto Mauri. Un momento, che nome ha detto? Non ho capito bene. Mauri. Scusi, un attimo che me lo segno. Ecco, dica pure. Sì, si chiama Alberto Mauri. È un giovane sui 25 o 30 anni con una folta barba. Dovrebbe riconoscerlo facilmente, credo. La ringrazio tanto, è stata davvero gentile. Arrivederci. Arrivederci. Posso trovare Alberto Mauri? Giù al lago. Potete passare di qua. Se volete, la macchina potete lasciarla là in fondo. Sono due passi. Grazie. Di niente. Come va la pesca? Di solito va meglio. Sono ore che sto facendo la posta a un pesce che non vuole abboccare, ma io ho pazienza, so attendere. Anch'io ho pazienza e so attendere quando è necessario. Non si può mai pescare in santa pace. Che cosa vuole da me? Vorrei sapere se per caso riconosce una di queste donne. No. Temo di non poterle essere d'aiuto. Sono veramente spiacente, ma non le ho mai viste in vita mia. Ne è sicuro? Che lei mi voglia credere oppure no, io ne sono più che certo. Come sono anche sicuro che sei un maledetto ficcanaso in cerca di guai. Questa volta però li hai trovati tutti quanti insieme. Sbirro fottuto. E se invece i guai li avessi trovati tu? Ma davvero? Sì, davvero. Perché c'è chi ti ha visto giovedì insieme ad Ellen. Questo è impossibile. È qui che ti sbagli, amico mio. Perché c'è una donna che giura di averti visto giovedì insieme ad Ellen. Ed è pronta a testimoniare. Sai quanto me ne frega. È un errore, Mauri. Un altro errore. Perché ora io t'ammazzo. Thank you.
Eccomi, mia cara. Scusa il disordine, ma con gli operai in casa... Prego, sediti pure. Figurati, ne so qualcosa anch'io. Latte o limone? Cosa preferisci? Niente, va bene così, grazie. Oh, scusami un attimo. Ancora lei? Ma cosa vuole? E questo è il modo di entrare in una casa rispettabile? Rispettabile è un accidente. Lei mi ha spedito verso una trappola e lo sapeva. Io non so niente e non voglio sapere niente. E adesso vado via, fuori! Ma non capisco, cosa sta succedendo qui? Non si preoccupi, signorina, lei non c'entra assolutamente. Esca subito fuori da questa casa! Ora basta. Io esco, ma non da solo. Lei viene con me. Con le buone o con le cattive. Non stringa, mi fa male. Non finisce qui, Serena. Se ne pentirà, farà la mia. È arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Nelle tasche di quel killer da strapazzo ho trovato degli appunti che riguardano un certo Augusto. Voglio sapere chi è. E io voglio sapere dove stiamo andando. Certo. Stiamo andando da Augusto al suo ristorante. Ma prima di arrivarci mi deve dire tutto quello che sa. Tutto questo è molto divertente. Ma chi si crede di essere? Viene, accusa, mi porta via con la forza. E perché? Di tutto questo me ne dovrà rendere conto. Ma certo, e lei dovrà... rendermi conto di due assassini. Ora basta. Mi faccia scendere. Si fermi. No, lei viene con me. Me la pagherà. Ma come se me la pagherà? Augusto. Che c'è, Flavia? Quest'uomo è un pazzo. Non preoccuparti, cara. Il capitano Sereni non è un pazzo. Come? Te l'ho già detto. Non è un problema. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Anzi, dal momento che è venuto qui tutto è molto più semplice. Mi ha tolto persino il fastidio di cercarlo. E per me sarà un piacere, un vero piacere, sistemarlo una volta per tutte. Non sarà facile. Stupido. Sei solo uno stupido, un romantico.
Sta attento a quello che fai, perché ci va di mezzo lei. Te l'ho detto. Sei proprio un romantico a credere che io non spari su una donna. Portatelo via. Chiudetelo in magazzino, lo sistemeremo questa sera. Signori, come vi ho già annunciato, mi ritiro dagli affari. Però, prima di parlare della nostra organizzazione, voglio darvi una buona notizia. Sia l'investigatore privato che Sereni non sono più un pericolo per noi. Vi lascio quindi con la coscienza a posto. È un'organizzazione che, tra spaccio di droga, prostituzione e ricatti, vi permette un utile di oltre 2 miliardi l'anno. Il tutto, naturalmente, esente da tasse. Cin cin. Questa provincia è ricca, una grossa vacca da mungere. Ma che cazzo sta facendo? Che ne sai? Trasi! Arosta, figli di puttana! Stroncacca! In questa provincia non siamo certo i peggiori. C'è un mucchio di gente che si è arricchita più o meno lecitamente. E quindi mi pare giusto che tutta questa gente sia spremuta fino all'osso. Voi naturalmente mi invierete ogni mese il 25%. Questo è tutto. Su, su! Non ti è bastato, Fede? E allora seguitiamo!
Non muoverti o ti faccio saltare la testa. Credevi di farcela, di la verità. Veramente io... Cerca di essere ragionevole. Metti via quell'arma. Ti piacerebbe, ma io sono un romantico e non dimentico che sono morte 3 donne. Ma tanto non sparerai, ne sono sicuro. Lo credi davvero? Io non ne sarei tanto sicuro. Perché questa è la tua fine. Non ho alcuna intenzione di consegnarti alla polizia. Userò con te lo stesso trattamento che hai usato tu agli altri. Ok, hai vinto. Ormai non mi resta che aspettare che tu spari, ma ti conviene farlo subito, altrimenti... Altrimenti cosa? Butta la pistola. Prendetelo. La polizia! Ci hanno fottuti! Capitano Sereni, sono il commissario Lozzi. In auto c'è una persona che vuole parlare con lei. Venga. Salve. Noi non ci siamo mai conosciuti. Il mio nome è Marta Ognissanti. Ero una delle vittime dell'organizzazione. Se lei non avesse ucciso quel killer, a quest'ora sarei... È orribile. Per fortuna è finita bene. Grazie a lei e alla sua determinazione, ho passato momenti terribili. Credevo di non uscirne viva. Non so proprio come ringraziarla. Di niente. Io non ho fatto altro che il mio dovere. Non c'è più gente che oggi fa il proprio dovere. Per me, invece, è assai importante.